Buongiorno a tutti e benvenuti. È per me un piacere accogliervi all'interno della nostra Automation Academy per un'occasione speciale. Quest'anno compiamo i nostri primi 30 anni in Italia. E se facciamo un bilancio, scopriamo che sono stati 30 anni positivi, di crescita. E con un mercato nostrano che ha visto alti e bassi, viene spontaneo interrogarsi a cosa dobbiamo questa crescita continua di B&R anno dopo anno. Ci sono molti fattori. La tecnologia, direi che è il primo, fondamentale. Sempre all'avanguardia, sempre innovativa, che consente di soddisfare, a volte anticipare, le necessità dei nostri clienti, i costruttori di macchine e la manifattura italiana. Ma è sufficiente questo a spiegare il risultato così incoraggiante? Da solo. Un altro punto fondamentale è la filosofia di integrazione che ha sempre guidato B&R, che B&R ha sempre promosso e che oggi vive un po' alle luci della ribalta grazie al Piano Nazionale Industria 4.0, perché davvero porta dei vantaggi competitivi in ottica di Smart Factory. C'è un altro fattore che è forse meno evidente ed è importantissimo, sono le persone. Dal primo contatto commerciale fino allo sviluppo della prima macchina, fino all'assistenza post vendita, il supporto tecnico, le comunicazioni congiunte come quelle che stiamo facendo in questo momento oggi qui. Gli uomini e le donne B&R hanno come inclinazione, cioè hanno proprio l'istinto di aiutare, di supportare al di là di quello che è il mero dovere professionale. Io credo che questi siano fattori importanti e che hanno portato un dinamico gruppo di 3 persone 30 anni fa a crescere, a espandersi, a estendersi fino a toccare quasi le 100 persone e fino a diventare il secondo mercato per B&R mondo come importanza. Bene, sono felice di invitare sul palco e di lasciare la palla a una di queste persone, che è anche una di quelle prime 3 persone che hanno iniziato questa serie di successi e che è oggi il direttore generale di B&R in Italia, Luca Galluzzi. Avrei potuto iniziare dicendovi quali sono state le espansioni negli ultimi anni in termini di fatturato e di persone. Potevo dirvi che B&R chiuderà anche quest'anno con una crescita del 13% rispetto allo scorso anno. Potevo mostrarvi quello che è stato l'incremento di personale per supportare questa crescita. Nell'arco del 2017 abbiamo inserito 17 unità nuove che aiutano in maniera sostanziale alla crescita che B&R sta avendo da quando praticamente è nata e soprattutto negli ultimi 10 anni. Avrei potuto parlarvi dell'acquisizione dell'azienda da parte di ABB e tutti gli aspetti positivi che si stanno creando nella sinergia tra questa grande azienda e la nostra realtà. Non vi racconterò nulla di tutto ciò, non vedete nessuna slide proiettata e volevo così raccontarvi degli aneddoti. Dunque, Viale Certosa, suono il campanello, mi apre la porta un signore, un ragazzo, che era vestito da tirolese. Ce l'avete presente i tirolesi con le palline, con le calze, lo yodel e così via? Esattamente. E l'ho guardato, con gli zoccoli, ho detto, io devo venire qua a lavorare. E da lì è iniziata la storia. Oggi si parla di Industria 4.0, di Analytics. Ecco, io andavo dal magazziniere e misuravamo gli ordini dal numero di fogli. Quanti fogli di ordini sono arrivati questa settimana? Questa era la modalità di analisi del successo dell'azienda. Per noi la digitalizzazione è stato nella connettività verso l'Austria. Avevamo messo sul tetto di questo stabile una parabola per trasmissione da 2 metri di diametro per dare 64K. L'evoluzione tecnologica, diciamo così, è la digitalizzazione. La parabola serviva per trasmettere le informazioni in casa madre in Austria. Le filiali che cos'erano? Era la casa della persona che
che ospitava, o diciamo così, la sede dell'ufficio locale. Ecco. Il modello di business. Il business commerciale era telefonare e cercare di fare in modo che clienti ci ricevessero. Quando telefonavamo, quindi fine anni 80, primi anni 90, dicevamo buongiorno, la BR, e ci dicevano le BR. C'era il retaggio degli anni di piombo. Le prime fiere cosa facevamo? Andavamo vicino al bar. Il problema è che il nostro logo B&R a volte veniva confuso. Quindi piuttosto che indicare la tecnologia più evoluta del momento, ci chiedevano il cappuccino e la brioche. Vi ho raccontato quelli che sono i fattori di successo che hanno portato a questi buoni risultati che oggi stiamo vivendo. Ve li ricordate, erano la tecnologia, la filosofia di integrazione e le persone. Ho lasciato per ultimo il più importante, il quarto, fondamentale. Le aziende italiane, vivaci, sempre innovative, che competono e vincono sul mercato globale. E senza di loro non potremmo fare quello che ci prefiggiamo. Senza la loro fiducia, il loro supporto, la loro collaborazione attiva, davvero non saremmo quelli che siamo. Oggi abbiamo il privilegio di ascoltare da alcuni di loro come loro hanno vissuto questi primi 30 anni con noi. E cerchiamo veramente di porre il massimo delle nostre energie, ancora una volta in maniera naturale, per fare in modo che questa collaborazione sia sempre attiva. Naturalmente dalla parte dei clienti troviamo lo stesso spirito e quindi si parla la stessa lingua, ecco, e quindi quello che noi possiamo offrire corrisponde anche a quello che il cliente ci dà, perché per noi è anche un patrimonio importante la collaborazione con loro e il fatto di poter poi sviluppare dei prodotti che sono più affini alle loro necessità.